Gli amici e benvenuti a questa nuova avventura dedicata a pardon, ad American Truck. Quest'oggi andremo ad effettuare la nostra consegna da Los Angeles a Tucumcari. Detto questo, io direi quasi quasi di partire. Eccoci qua. Cominciamo il nostro viaggio. Un attimo di pazienza e ripartiamo. Partiamo. Ok, andiamo, let's go. Let's go. Let's begin our trip. Today we will transport two turbojet engine.
Ciao Maurizio Max, buon pomeriggio, buonasera e ben ritrovato. Oggi mi sono trasferito negli Stati Uniti qua. Devo fare questa lunga consegna. Ho da consegnare due motori a reazione degli aerei, un paio di turbojet, e li collegherò al camion per riuscire a ad andare un po' più veloce, quindi essere più rapido ed efficiente nella consegna. E infatti la priorità è altissima e la consegna è molto urgente. E quindi adesso tocca veramente correre, ma insomma tocca essere un po' più rapidi ed efficienti. Anche tu giochi ad American Truck? Quindi solo farming. Diciamo che io faccio un po' di tutto, come si dice dalle mie parti, faccio una mischia francisca, ovvero di tutto un po'. Diciamo che American Truck è un po' più di nicchia, ma diciamo così, rispetto ad Eurotruck è meno conosciuto, nonostante sia del 2016 in uscita dal gioco, però fatto veramente molto molto bene. Questo è il Freightliner, è il mezzo con il quale negli ultimi mesi sto effettuando le mie consegne, ed è un ottimo mezzo, ha un ottimo rapporto potenza, consumi e costi. Li ho provati praticamente tutti i veicoli di American Truck. E questo qui dà molte più soddisfazioni. Sì, la grafica è stata migliorata ed alleggerita tantissimo, tant'è che nell'ultimo aggiornamento 1.41, se non erro, in concomitanza con l'uscita della mappa Iberia, hanno migliorato notevolmente il comparto luci, rendendolo molto più realistico, e quindi quello che una volta poteva essere l'illuminazione della contraerea, ovvero gli accessori montati sul tetto del mezzo, una volta con i fari abbaglianti si illuminava una montagna intera, mentre invece adesso è molto più reale e realistica l'illuminazione. Poi hanno anche migliorato la parte dei colori. Infatti su alcuni tipi di colori, cioè il grigio, si notava come una patina rosastra, rosa, e quella che si definisce in gergo fotografico è, diciamo così,
è un bilanciamento del bianco non corretto. È un po' come se, diciamo così, il gioco funzionasse come una macchina fotografica digitale, alla quale tu devi dire, quando vai a fare il bilanciamento del bianco, devi dirle qual è il punto bianco esatto. Ed anche quello è stato migliorato notevolmente. Stanno facendo veramente un ottimo lavoro gli sviluppatori, e hanno ridotto, come ho detto prima, anche il carico sulla GPU. Infatti prima io in ultra, ovviamente scaling a 100% 2K, non superavo i 50 fps, mentre invece, se ci fai caso, nell'angolino a sinistra del monitor, non so se si nota dalla live, ma sto all'incirca a 90 fotogrammi, oscilla tra gli 80 e i 90 fotogrammi con un monitor 60 Hz fotografico. Diciamo che hanno veramente fatto un ottimo lavoro, l'hanno alleggerito e quindi lo hanno anche reso un po' più fruibile a chi non ha assemblate macchine particolarmente performanti. Eccoli qua i nostri due motori turbo jet. Ok, devo uscire alla prossima. Sì, lo so, ma con Steam ti dà l'opportunità di poter inserire durante i giochi il contatore dei fotogrammi. Infatti solitamente sta nell'angolo a sinistra del monitor e si dovrebbero intravedere una serie di numeretti verdi se si ingrandisce l'immagine. Dovrebbe essere grosso modo posizionato dove c'è la guarnizione del vetro dello sportello a sinistra. Hello, my friend, have a nice trip. Thank you, bye bye. That's sad. 73, bye bye. House Flipper è interessante per molti motivi. A parte che li simula dei lavori di restauri, giardinaggio, tutte queste cose qui, e poi mette anche alla prova
come dire, l'aspetto non molto, diciamo, non artistico, ma da interior designer. Io sinceramente sono proprio negato. Però mi cimento, insomma. E pare che il gioco, diciamo, in visualizzazioni non va malaccio, considerando anche il complesso delle visualizzazioni di tutti i giochi, quindi insomma è abbastanza seguito, abbastanza piacevole. Poi hanno anche apportato diverse migliorie, hanno aggiunto anche alcune DLC e alcune cosette a Futuro ha appena gratis. iniziato a seguire il canale. Grazie per il follow. Thank you, Fukuro. Benvenuto. Welcome to the stream. Welcome to our channel. Benvenuto nel canale. Sì, io ho visto ad esempio il gioco, quello lì degli hotel. Ho provato la demo e non c'è male. Anche quello lì, è molto simile ad House Flipper. Esatto, sì. È molto simile ad House Flipper. Siccome poi la demo permetteva di sistemare una sola camera, allora diciamo che non l'ho continuato, però ci ho giocato per tre quarti d'ora e non è male, non è male. Diciamo che per il momento, se dovessi acquistarlo, aspetterei un pochettino, però comunque promette bene, un gioco che promette bene, sicuramente questo. Lo stile House Flipper, diciamo così, solo che è ambientato negli alberghi, negli hotel, quindi devi creare delle stanze in base alle richieste dei clienti, in base alle prenotazioni, quindi se è una doppia, se è una singola, se è una doppia o se è una matrimoniale, che poi tra camera doppia e matrimoniale c'è una differenza, che uno è composto da due letti singoli, un altro invece un solo letto grande. Lo so perché ho studiato all'istituto alberghiero e quindi sono delle nozioni basi che ti danno e che ti restano. E quindi è bello difficile. Mi sa che più in là vedrò se quando sarà disponibile una versione, diciamo così, per intero, insomma, valuterò. Per il momento attendo e vado avanti con questi giochi qui. Io per esempio all'inizio quando diceva di mettere fuori la gallina che era lì, il gallo, la gallina che stava nell'albergo, sai, all'inizio quando giochi ad un gioco tipo House Flipper, tutti ti concentri su quello che c'è da fare, e non mi ero concentrato sui suggerimenti della voce guida. Poi quando sono ripartito col gioco e ho riletto, visto che effettivamente c'era da mettere la gallina, farla uscire dalla finestra dove c'era la fontana.
Farming 22, se non erro, dovrebbe uscire a novembre, se non erro. Devo vedere sul sito internet del produttore. Se non mi sbaglio esce a novembre, dovrebbe, ecco, usiamo il condizionale, dovrebbe uscire a novembre ed è molto attesa come gioco, e lo attendo pure io perché già il Farming 19 mi ha veramente conquistato, e il 22 bisogna vedere un po' cosa hanno fatto, se hanno eventualmente apportato qualche miglioria, anche se comunque Farming resta un gran bel gioco. Una cosa che magari mi auguro che gli sviluppatori abbiano fatto un po' come a Ranch Simulator, dove tu puoi mungere le mucche o acquisti gli animali e li carichi tu fisicamente sul mezzo, sai, tutte queste cose qui. Soprattutto la mungitura delle mucche sarebbe veramente un toccasana, darebbe, sai, quel tocco di realismo. Poi, come altri streamer dicevano, il terreno dinamico, ovvero quando piove c'è il mezzo si affatica perché ne risente del terreno pesante inzuppato d'acqua. Però se consideriamo che Euro Truck, dopo ormai sono quasi 12 anni che è uscito in commercio e hanno portato Windows 08 appena brindato con 2 bits, grazie mille, Cheer 2. Uè, dottor Fergus, buonasera e grazie per i bitterini, grazie per il brindisi. Qui con noi c'è l'amico Maurizio Max, che anche lui, anzi soprattutto lui, gioca come noi a Farming. Maurizio Max, Fernbus è un altro amico streamer che gioca a Farming, e non solo, è un amico della Toscana, vicino a te sta. Hello my friend, have a nice trip, bye bye. Vedi che molto spesso quando passi nel mio canale lo lascio in hosting, lo ospito nel mio canale, però può darsi pure che avrai visto le sue live. Lui gioca da console, l'amico Fernbus, quindi ha qualche limite per quanto riguarda gli slot disponibili per le mod e tutte queste cose qua. Bello gagliardo sto Freightliner. Ah, questa
Ah sì, questa è l'icona, dovrebbe essere del Santa Tracker, lo Scania dovrebbe essere. Essendo così piccola non riesco a vederla, comunque dovrebbe essere lo Scania questo. Sì, credo di sì. Ci sono anche le icone del Turbo Star, se non ricordo male. Sto ancora cercando di capire come poter attrezzare il canale con le icone, che poi sarebbero delle foto fatte con i mezzi durante le sessioni di gioco. E c'è ancora da fare una cosa un po' un fai da te. Stazione di Pesa, ok. Speriamo che non mi facciano problemi, anche se il mezzo l'ho riparato prima di partire, quindi teoricamente dovrebbe passare l'ispezione. Qui adesso alla stazione di Pesa ci sono gli agenti della polizia stradale americana, che praticamente nella realtà fanno un controllo ai mezzi, li mettono su dei ponti, li alzano e controllano se ci sono delle anomalie. Questo l'ho visto facendo una ricerca su YouTube delle stazioni di Pisa, e ho visto proprio che c'era questo agente di polizia stradale che si metteva lì e faceva un'accurata ispezione, a partire dagli pneumatici ad arrivare alle guarnizioni sotto il mezzo, oltre a quello che poi è a controllare il peso e tutto quanto. Ecco perché molte volte, quando non avevo il mezzo nello stato molto efficiente, mi diceva che il mezzo non era in ottime condizioni. E quando ho fatto la trasferta più lunga, alla quarta stazione di Pesa mi hanno fatto una sanzione di $2,500. Una bella batosta. In questo momento, Fergus, per te che sei arrivato adesso, sto trasportando due motori d'aereo, due turbojet. Ho provato a collegarli al mezzo e pare che stiano spingendo. magari. Il Freightliner è ottimo, va libero, liscio, veramente un ottimo mezzo. Infatti mi aveva chiesto anche un altro amico del canale, un amico dalla Romania, che mi chiese che mezzo stessi utilizzando e come mi stavo trovando. Dell'amico purtroppo non ricordo il nome, e col Freightliner anche lui si sta trovando bene. So I see that our Romania friends told me which was my tractor, and now he is using the same tractor that I am using. It's a Freightliner, this one. It's a
so good truck. Stasera cos'è che porti? Almeno così poi quando, come al solito, come passo nel canale. Maurizio e Max, tu se vuoi puoi anche fare un po', dire qualcosa sul tuo canale. Fernbus è la stessa cosa, senza, mi raccomando, senza link, perché il bot è un po', è un po' così, è un po' molto rigida. Approfittiamo, così facciamo conoscere un po' i vostri canali, che almeno se qualcuno guarda in replica su YouTube il video, viene magari a farsi una capatina nei vostri canali, e perché no, si iscrive magari e viene a followare, come si dice in gergo. Adesso ovviamente non so se riusciamo, lì ci sono delle alette aerodinamiche accanto alla parte finale del mezzo, che tendono ad aprire l'aria e farla aprire in corrispondenza di un eventuale rimorchio. Sono quattro piccole alette di plastica, insomma, di materiale sporgente. Surfaces on the side. In the final part of the track, there are two little wings that will or should let the air go on the trailer. For making a better aerodynamic, should be, dovrebbe essere. Talebano 77 ha appena brindato con 5 bits, grazie mille. Oui. 5, buonasera. Grazie Talebano carissimo, buonasera e grazie per aver brindato, grazie per questi caffettini. E faccio una strombazzata anche per te. Comunque raga, io ve lo consiglio American Truck, ora al di là del fatto di Euro Truck e tutto quanto, potrei darvi diverse motivazioni. Ciao Talebano, buonasera, scusami, ti ho appena letto. Dicevo che American Truck, allora, rispetto ad Euro Truck, beh, è chiaro, i mezzi più lunghi, però c'è una differenza. Il dettaglio dei paesaggi,
è un qualcosa di incredibile. Ci sono alcuni scorci dove si riescono a vedere anche i piccoli sentieri che portano tipo da un'altura verso il mare, verso il laghetto, anche la vegetazione. Adesso qui non è ben visibile, ma ci sono su alcune mappe che è qualcosa di spettacolare. Qua diciamo che se ti addormenti al massimo puoi beccare il muro invisibile qua. Però diciamo che queste strade qui, ci sono queste qui dove non ci sono i guardrail, e ci sono quelle lì, le, come si chiamano, le autostrade, le motorway, pare che in Inghilterra, pare che si dice così. Comunque le strade a scorrimento veloce americano, che guardrail ci sono, sì, forse scusate, mi sa che qua utilizzano molto il New Jersey, quindi se ti vai ad appoggiare sul New Jersey là là sì che fai delle belle capriole. E là vuoi accavalcare il New Jersey. No, dipende. Ora i giochi di guida dipende, ma anche dai gusti. C'è chi per esempio non piace, che ne so, un gioco di simulazione per costruzioni, riparazioni piuttosto che altro. Limite 75 miglia orarie, che dovrebbero essere all'incirca 113 km orari, 115 più o meno. Ora più o meno non saprei farti il calcolo preciso, però ho impostato le unità di misura, quelle lì americane, quindi le miglia, i gradi Fahrenheit e non Celsius. Celsius infatti ci sono adesso 97 gradi Fahrenheit all'esterno. Se eventualmente può interessarvi il gioco, potete digitare il comando punto esclamativo ATS tutto attaccato e vi esce il sito internet dal quale potete acquistare i giochi scontati. È praticamente il sito dove le acquisto anche io. Acquistare, se vuoi avere informazioni sul costo di American Truck, basta che digiti in chat il comando punto esclamativo ATS
ancora Torino Savona, punto esclamativo davanti, e ti esce il link per andare sul sito internet dove anch'io acquisto questi giochi scontati. Grazie Maurizio, grazie per essere passato in live, grazie per essere passato a salutarmi. Quando vuoi, io mi trovo in live, io ho sempre un grande piacere ad averti in live, e quando ti vedrò anche io in live tranquillamente passerò a fare due chiacchiere con te. Qui, buon appetito allora. Bella la torta, bella fresca fresca. Mangiare anche un pezzettino pure per me, va. Ciao. Grazie ancora per essere passato nel canale. Andiamo un po' in folle qua, altrimenti rischiamo di rimanere a secco, a meno che riusciamo a trovare un distributore di carburante, sarebbe l'ideale. Qui quando abbiamo ancora di autonomia 600, non lo dice. Usciamo qua, darsi che troviamo qualche distributore di carburante. Andiamo un attimo sulla mappa. Ok. Però, quasi quasi. Ecco qua. Dovrebbe essere a sinistra qua. Gas, eccolo qua, ok.
stavo di bene. Stato più buono, why you? Questi due motori M1 ogni motore di quello ha un Mach, quindi fa due Mach. Si mi sento tenere. $61,000 e mi pago, mi posso comprare un altro garage. Moschitos, zanzare. Dall'altra parte, ok, andiamo ad esplorare il punto panoramico. Ce ne sono diversi sulle mappe di American Truck ed Euro Truck. Let's see the viewpoint. As we see in Italian, panorama, panorama. Let's visit. Vediamo un po' di cosa si tratta. Oh,
tour delle aree di sosta. Spegniamo il mezzo, il grande mezzo e let's go! Mi restano ancora poche miglia da percorrere, credo 550-600 miglia più o meno. Ora ti dico subito. Allora, mi restano 383 miglia, aspetta, molto meno di quello che mi aspettassi. Beh, giustamente il trasporto, i motori degli aerei devono andare per forza molto più veloce. Alla salute di tutti. Cheers. Stazione di Pesa, ok. Wait Station. Ovviamente quando bisogna uscire e andare a passare all'ispezione, si vede l'icona verde. Sì, nel caso in cui voi vi siete distratti e non riuscite a vedere il colore del LED di quella specie di telepass al parabrezza, basta guardare la stazione di Pesa e se c'è l'icona verde vuol dire che bisogna fermarsi, se invece non c'è l'icona verde vuol dire che si può andare regolarmente avanti. E ovviamente con le manovre qua, con simile al lato o rallato, finché si tratta di fare le curve è, diciamo così, semplice per me. Il problema è fare la retromarcia, che là non sono proprio bravissimo. The double trailer is not so hard to pull when you turn, but it's so difficult when you have to park the trailer. I'm not so good to park a double trailer.
Anche su Eurotrack ci sono diversi punti panoramici anche nella mappa Iberia. Se vai sul mio canale YouTube Dub Logistica ci sono proprio i primi video che ho fatto sulla mappa Iberia, e lì li ho iniziati a sbloccare, ce ne sono diversi. In effetti hanno preso spunto da American Truck, perché prima che uscisse su Eurotrack c'era già il punto panoramico su American Truck, e quindi hanno preso un po' spunto da quello, molto probabilmente poi l'avranno aggiunto alla nuova mappa all'Iberia, ed hanno fatto un ottimo lavoro, perché io li ho visitati quasi tutti i punti panoramici della Spagna, me ne mancano forse due o tre, non di più. Alcuni sono belli da vedere, ma soprattutto durante la giornata, quando c'è il sole. Ad esempio c'è una centrale fatta con tanti pannelli fotovoltaici, e quella lì per esempio l'ho visitata di notte, però non si vedeva granché. L'ho rivisitata di giorno, però non ho registrato. Ah, grazie Taleban. Poi là nel mio canale di YouTube ci sono diversi giochi, tra cui anche Farming, e grazie mille per la tua fiducia anche al canale YouTube. È un piccolo canaletto, una canalina, come si dice dalle mie parti. Il viaggio più lungo che ho fatto erano quasi 2000 miglia, ci ho impiegato un bel po' di ore, fatte in solitaria ovviamente, però quando l'ho fatto diciamo c'era molta più gente qui su Truck SMP. Adesso diciamo che forse la maggior parte degli utenti sta utilizzando la beta, per io a causa della beta, siccome ho perso il vecchio profilo, per il momento diciamo desisto, e quindi gioco ancora su Truck SMP, e lo farò ancora per un bel po' di tempo, perché comunque poi da qui più o meno riesce a conoscere persone, perché quello che stanno facendo gli sviluppatori su Eurotrack e anche American Truck multiplayer è un po' come quello lì di Farming, però è molto limitato. L'unica differenza è che un server di Farming tu puoi mettere le mod che vuoi e ci giochi. Ma il punto di domanda è: ma su ATS o ATS2 permetteranno o no l'utilizzo di mod? E questa è una bella domanda. Non solo, ma l'intelligenza artificiale dei mezzi la miglioreranno? Perché anche questo è da valutare. Certo, nel multiplayer ufficiale ci sono le auto, c'è il traffico, però magari un'auto che ha preso, ha dato un colpettino prima, poi dopo che si libera la strada rimane ferma lì in mezzo alla strada e non si muove.
e si rimane bloccati, quindi forse anche questo è un aspetto da tenere in considerazione. Però sono certo che poi, diciamo, che gli sviluppatori poi col tempo sicuramente andranno a ritoccare l'intelligenza artificiale dei mezzi che circolano su strada. Però se non lo faranno, insomma, forse una capatina un po' più spesso me la farò sicuramente su Track SMP. Però è tutto da vedere, perché per il momento io non ho ancora visto, né tantomeno, non hanno nemmeno iniziato a distribuirlo per tutti quanti. Quindi, come dire, proverò, testerò e poi dopo qualche annetto farò un po' di valutazioni. Però stanno facendo un ottimo lavoro gli sviluppatori. Se pensiamo a com'era la fisica fino a 3 o 4 anni fa, la fisica delle cabine dei mezzi, hanno fatto passi da gigante, per cui bisogna sostenere gli sviluppatori sia di SCS, ma in questo caso anche quelli di Track SMP, perché parliamoci chiaramente, Track SMP è gratis, come si dice in gergo, it's free, quindi c'è anche da considerare questo. Però sull'uno e sull'altro, finché non avrò fatto un bel po' di esperienza, non potrò dare un parere, ecco, più che giudizio, un parere più o meno positivo o non positivo.
pull off this highway, grew wind in my hair, one smell of pollinators, rising up to the air. Welcome to the Hotel California, city lonely place, city lonely place. Oh, là, dov'è sto punto panorama? Dov'è, dov'è? Siamo arrivati. We arrive. To destination. This is my destination. You are my destiny. Mm-hmm.
crossroad, turn right. All'incrocio, girare a destra. Girare a destra. Grazie per essere stati con me. Vi ricordo che l'appuntamento per American Track è tutti sabato pomeriggio su Twitch in replica il lunedì su YouTube. You can watch the video every Saturday on Twitch, and every Monday you can find the video on my YouTube channel. Grazie per essere stati con me. Thank you for being with me, and statevi buona. Ciao a tutti. Can I get a radio check from anybody out there?